si è conclusa con grande successo di pubblico e di incassi la 30ª edizione del Motor Show di Bologna. La manifestazione ha confermato in pieno le attese della vigilia e anche quest'anno lo staff di Cazzola ha centrato un nuovo prestigioso successo. Pubblico delle grandi occasioni per il gran finale dedicato alla Memorial Bettega, con Valentino Rossi assoluto protagonista in pista, ma che nonostante una grande dimostrazione di abilità di guida anche in macchina non ha potuto battere i veri professionisti del mondo del rally. E dopo i trofei in successione di Andrea Navarra negli anni passati, il pubblico del Motor Show ha trovato un grande beniamino in Gigi Galli, vincitore sia del trofeo Salvai Notturna che del diurno trofeo Bettega sulla sua Mitsubishi WRC, opposta ad un competitivo Mark Higgins su Ford Focus. La parte dedicata al rally ha come sempre riempito gli spalti fin da mercoledì, giornata inaugurale della parte rallistica con il trofeo WRC Italia. 5 i protagonisti iscritti, con il romagnolo Riccardo Errani a battagliare con il consueto spirito indomito su Skoda Octavia. La vettura in verità non è sembrata al meglio delle sue possibilità, stanca probabilmente per una stagione pesante. Ma Errani ha compensato con grande determinazione al gap tecnico. Fin dalle libere il pilota manager del team Errani ha dato spettacolo, impegnando i diversi avversari fino a qualificarsi per la fase finale della gara, cosa che già dava una certa soddisfazione al pilota romagnolo con licenza monegasca. La macchina è una macchina non adattissima a questo tipo di percorso per quanto riguarda la prestazione come motore. Però come spettacolarità, guidandolo in un certo modo, favorisce sicuramente per il piacere del pubblico fare questi traversi. Noi il problema nostro è che siamo partiti subito con una macchina che ha un problema di overboost, perciò non abbiamo la vettura di 2 anni fa, che invece è una vettura spettacolare e anche molto competitiva. Quest'anno ci dobbiamo adattare, purtroppo è un problema che non siamo riusciti a risolvere. In una mansa addirittura hanno trovato un altro setup, ma alla fine è peggiorato. Sono arrivato in staccata e la vettura mi si è spenta con un minimo molto basso e di conseguenza ho perso la mano. Però diciamo che adesso siamo terzi, giustamente per vari problemi anche di altri, un po' i nostri messi assieme, dobbiamo lottare, vedere magari se si riesce a migliorare. Credo comunque che la cosa più importante, come si diceva e si è detto, fare spettacolo qui al Motor Show di Bologna paga sempre. Nella seconda parte della giornata, Errani incontrava i suoi avversari in un girone a 3. E qui il rallista abitualmente impegnato nel mondiale, ma sempre a proprio agio in questo tipo di competizioni, dava il meglio di sé. Opposto a Cavallini su Corolla, Errani spingeva al massimo la sua Skoda, vincendo tutte e due le manche, aggiudicandosi poi il diritto a disputare la finale contro Felice Re, che poteva disporre di una Ford Focus sempre vincente nelle manche precedenti. Errani, con la consueta grinta dimostrata nelle tante stagioni al volante, con una prestazione al limite batteva l'avversario nel primo scontro, subendone il ritorno nella seconda finale, causa un repentino calo di potenza del motore della sua Octavia. Al termine era secondo assoluto per soli 7 decimi di secondo, uno scarto decisamente infinitesimale, che non ne offuscava la prestazione, fino ad ottenere il riconoscimento quale pilota più spettacolare. Sono veramente molto felice perché abbiamo fatto vedere ancora che l'Octavia Skoda, come speravano anche il team cecoslovacco, di far vedere ancora che la Skoda qui al Motor Show di Bologna, come a suo tempo, può dire ancora la sua. Diciamo che queste gare alla fine comunque sono gare particolari, cioè diciamo che il rischio è un po' più calcolato, uno fa l'uscita, comunque gli spazi ci sono. Purtroppo nel rally le uscite a volte possono portare anche a drammi, possono comunque portare a danni esagerati, soprattutto perché si viaggia in mezzo ad alberi, burroni, perciò è tutta un'altra cosa. Qui diciamo si può dare molto di più, si può rischiare di più e comunque una situazione che a me piace, è sempre piaciuta, potrebbe essere il futuro dei rally o comunque in parte il futuro dei rally, come già sta accadendo. Gualandi Gomme, dove la scelta dei pneumatici per la tua vettura non è solo un aspetto commerciale, ma una precisa e curata scelta professionale.
Oltre 20 anni di esperienza permettono al personale qualificato di Gualandi Gomme di individuare fra i migliori pneumatici Pirelli e Michelin quelli realizzati appositamente per la tua vettura e per la tua sicurezza. Affidati alla competenza e serietà di Gualandi Gomme, zona industriale Rovereta a Falciano di San Marino. www.gualandigomme.sm